Dal Vangelo di Luca. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Sorelle e fratelli carissimi, ancora un buon anno a tutti quanti voi. Questa domenica del battesimo di Gesù, infatti, viene immediatamente dopo la festa dell'Epifania e con essa fa un tutt'uno. La buona novella vi raggiunge questa volta dalla chiesa di Santa Lucia e dal suo battistero, perché in questa domenica appunto celebriamo il battesimo di Gesù, la prima manifestazione pubblica del Signore Gesù ormai diventato adulto. La manifestazione di Gesù ha avuto una sua prima tappa nell'Epifania, con la rivelazione ai magi che rappresentavano l'intera umanità, e avrà una ulteriore tappa domenica prossima con la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana, un modo in cui Gesù manifesterà il volto di Dio non solo come padre, questo lo scopriamo meglio oggi, ma proprio come lo sposo della Chiesa e dell'umanità, sua sposa. Occorre però dire che tutta la vita di Gesù è una continua manifestazione di Dio, tanto che lui potrà dire un giorno, rispondendo all'apostolo Filippo: «Filippo, chi vede me vede il Padre, perché mi chiedi di rivelarti il Padre?» E anche la nostra vita deve essere una continua manifestazione della presenza di Dio, della presenza di Gesù in noi stessi. Allora l'Epifania sarà davvero reale, allora la nostra vita di discepoli e testimoni di Gesù sarà davvero concreta. Comunque l'episodio di oggi ci riporta al battesimo e ci fa comprendere come non sempre la manifestazione del Signore segue le strade che noi desideriamo, segue i criteri che noi sentiamo più nostri. Come ce lo saremmo immaginati noi, Gesù che si manifestava al mondo? Come ce lo immaginiamo oggi, Gesù che si manifesta al mondo? Forse avremmo pensato a un Gesù che si manifestava nel Tempio, alle persone potenti, a quelle influenti. Forse abbiamo pensato a un Gesù che si manifestava solo ai buoni, ai santi, ai giusti. Forse abbiamo pensato a un Gesù che si manifestava attraverso una serie di miracoli a raffica. Niente di tutto questo. Gesù si manifesta al fiume Giordano, nel deserto, mettendosi in fila con i peccatori, mettendosi in fila con tutto il popolo che andava da Giovanni Battista per ricevere il suo battesimo di penitenza e di conversione. E così come la inizia la sua vita pubblica, allo stesso modo il Signore Gesù la terminerà, crocifisso fra due malfattori sul Monte Calvario. Ecco la, fra virgolette, stranezza del nostro Dio, ecco la particolarità di Gesù ed ecco anche la stranezza e la particolarità che deve diventare mia e vostra, carissimi fratelli e sorelle. Noi dobbiamo seguire lo stile di Gesù, perché lui, che è il figlio amato nel quale il Padre si è compiaciuto, permette a me e a voi di essere figli in lui
e quindi anche noi dobbiamo seguire il suo stile, anche noi dobbiamo avere i suoi criteri, anche noi dobbiamo seguire la sua strada. Il popolo di allora era in attesa e forse anche noi siamo in attesa, perché concretamente il presente non basta a nessuno. Non bastava agli uomini e alle donne di ieri, non basta a noi uomini e donne del XXI secolo. Speriamo sempre qualcosa di più, desideriamo sempre qualcosa di più. L'importante è che capiamo bene cosa dobbiamo sperare e cosa dobbiamo desiderare, per non andare a finire su una strada senza meta, su una via senza uscita. Il Dio che ci rivela Gesù, infatti, alla fine è lo stesso Dio dell'Antico Testamento, quello che ascoltava i lamenti del suo popolo in Egitto, quello che vedeva i soprusi a cui il suo popolo era sottoposto e che si fa presente in mezzo al suo popolo attraverso Mosè, che guida il suo popolo con la nube durante il giorno e con la colonna di fuoco durante la notte. È lo stesso Dio che consegna le 10 parole, i 10 comandamenti sul monte Sinai a Mosè per tutto il popolo, ed è lo stesso Dio che si rende presente nell'arca dell'alleanza, nella tenda del convegno. E anche quando il popolo preferisce l'idolo del vitello d'oro alla realtà del vero Dio che li aveva liberati dalla schiavitù dell'Egitto, il Signore chiede di portare fuori dell'accampamento la sua tenda, ma non abbandona il suo popolo, così come garantirà la sua presenza nel Tempio, così come la garantirà anche nel tempo dell'esilio. Qual è il problema? Che come per l'antico popolo, così anche per noi, c'è la possibilità di assuefarci alla presenza di Dio e quasi non accorgerci di essa, accontentarci delle risposte alle nostre attese, alle nostre speranze, ai nostri desideri, con quello che ci può offrire il mondo, che è piccola cosa. Allora forse, come successe all'antico popolo, deve succedere anche a noi. Dovremmo fare un po' l'esperienza del silenzio di Dio per tornare a desiderare la sua rivelazione, la sua parola, la sua presenza. Gli ultimi 2 secoli, prima della venuta di Gesù, erano stati un po' così per il popolo degli ebrei. Non avevano avuto più parole dirette da parte del Signore e quindi l'attesa man mano era cresciuta tanto che a volte veniva anche confusa la persona che poteva essere il compimento di quell'attesa, il compimento di quella speranza, il compimento di quel desiderio. Il popolo era in attesa, tendeva a Dio che si doveva manifestare e aveva pensato che Giovanni Battista potesse essere l'uomo tanto atteso, il Messia desiderato. Ma Giovanni Battista toglie subito tutte le ambiguità. Con onestà, con verità dice: non sono io, verrà uno più forte di me. Io vi battezzo con l'acqua, vi pulisco l'esterno, ma verrà uno che vi battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco, uno che vi farà bere la sua acqua, vi farà bere alla sua sorgente inesauribile e farà nascere dentro di voi il germoglio di una vita nuova. Uno che con il suo fuoco brucerà tutto ciò che non vi serve, gli attaccamenti alle passioni, gli attaccamenti al denaro, gli attaccamenti al potere, gli attaccamenti al successo. E invece riscalderà il vostro cuore, illuminerà la vostra vita con il fuoco dello Spirito Santo, quel fuoco che Gesù desiderava e desidera fosse già acceso. E allora guardiamo a Gesù in fila con i peccatori, in mezzo a tutto il popolo, e vediamo cosa succede. 3 immagini, una parola, l'immagine della colomba, i cieli che si aprono. Se i cieli si aprono,
vuol dire, come già accennavo, che prima erano chiusi, che c'era stato il silenzio da parte di Dio, ma un Dio che non abbandona il popolo, tanto che invece di parlare attraverso i profeti, attraverso i padri, come nei tempi antichi, questa volta parla direttamente per mezzo del Figlio. Perciò i cieli che si aprono non si richiuderanno più. E la cosa bella è che quando i cieli si sono aperti, noi abbiamo potuto fare l'esperienza che essi non erano né vuoti né silenziosi. C'era Dio Padre che ha fatto udire la sua voce, quella stessa voce che possiamo udire ancora noi oggi. E cosa diceva quella voce? Si rivelava come padre di un figlio. Questi è il mio figlio e questo figlio è amato e in questo figlio io mi sono compiaciuto. Nella Bibbia dire figlio significava non solo dire di avere un genitore, ma di essere somigliante a quel genitore, di essere uguale a quell'uomo dal quale avevamo avuto la vita. Quindi Gesù che è figlio è somigliante al Padre. Noi che siamo figli dobbiamo somigliare a Gesù, il figlio nel quale siamo figli. Dobbiamo somigliare a Dio che è Padre di Gesù e Padre nostro. E noi dobbiamo fare anche l'esperienza dell'amore di questo Dio Padre, un amore incondizionato, un amore irreversibile, un amore eterno, un amore che non ci siamo meritato, ma che ci è stato donato proprio in Gesù. E come il Padre ha trovato in Gesù il suo compiacimento, la sua gioia, il suo piacere, così può trovarlo e deve trovarlo anche in me e in ciascuno di voi che state vedendo, che state ascoltando la buona novella. E poi la colomba, lo Spirito Santo che appare sotto forma di colomba e che ci fa pensare immediatamente a due immagini bibliche: l'immagine dello Spirito che aleggiava sulle acque prima della creazione e l'immagine della colomba che viene liberata da Noè alla fine del diluvio. Entrambe queste pagine della Scrittura ci parlano di creazione e di vita nuova. Oggi, con il battesimo, per ciascuno di noi è iniziata una nuova creazione, è iniziata una vita nuova, in cui lo Spirito ci dà questa possibilità di essere nuovi e diversi e ci mostra anche la tenerezza, la bellezza e la bontà del nostro Dio. La colomba, infatti, è anche segno della dolcezza e della tenerezza di Dio, la stessa di cui facciamo esperienza, la stessa che dobbiamo trasmettere. Ma la colomba poi era nota nell'antichità anche per l'attaccamento al suo nido. La colomba tornava sempre al suo nido e lo Spirito trova in Gesù il suo nido, trova in Gesù la sua dimora, trova in Gesù il luogo dove poter stare e stare nel modo migliore. Anche nel mio cuore, anche nel vostro cuore, lo Spirito vuole trovare il suo nido, vuole trovare la sua casa, vuole trovare la sua dimora in cui poter stare. E lo Spirito ci darà la forza di essere annunciatori e testimoni di Dio che ci è Padre, di Cristo che ci è fratello e Salvatore. Davvero la mia vita e la vostra vita in questo anno appena iniziato sia una continua manifestazione della presenza di Dio, del suo amore, della sua misericordia, del suo fuoco che ci scalda e ci illumina.